Tutti cari amici, benvenuti a questa nuova lezione per imparare insieme la meravigliosa lingua italiana. Come state cari amici? Come sempre vi do il benvenuto, spero che abbiate trascorso e che stiate trascorrendo una giornata molto serena, felice. Adesso in America Latina è pomeriggio, in alcuni luoghi saranno le 3, le 2, le 4 di pomeriggio. Qui in Italia sono già le 9:15. Vi aspetto, come sempre ricordate, che per partecipare a questo momento di apprendimento, di divertimento e di intrattenimento potete scrivere i vostri messaggi qui al lato. Oggi vi sto dando il benvenuto con un po' di musica. Iniziamo la serata. Mentre vi do la possibilità, insomma, di partecipare, di sintonizzarvi su questo video, saluto il primo messaggio di oggi, la prima persona che scrive, Anna Maria. Anna Maria, sei sempre ultimamente la prima a scrivere, quindi ti meriti un applauso. Come stai, cara Anna Maria? Anche Regina, un forte abbraccio. E poi Mariale, che si merita anche lei un bacio grande perché me lo invia, e vi ringrazio tantissimo. Allora, come state cari amici? Oggi vi sto dando il benvenuto con un po' di musica per riscaldare l'ambiente. Come sempre mi raccomando, per aiutare questa diretta date qualche like, e spero il like di cada uno che sta qui in este momento, semplicemente perché carburamos, l'algoritmo necessita un poco di cariños e così si diffonde en los interwebs, se va por todo el mundo, Facebook, YouTube, y vamos prácticamente ayudando más personas a que hablen y aprendan el idioma italiano. ¿Cómo estamos, cari amici? Ciao Pelusa, ti vedo nuovamente qui, salutiamo Lady. Ciao Mayra, ¿cómo estás, cara amica? Spero bene. Salutiamo anche Vale. Allora, cari amici, grazie Mayra per il tuo like. Brevemente aspettiamo che anche gli altri si sintonizzino. Oggi, come vedete alle mie spalle, ho questa coloratissima e meravigliosa fotografia che chiaramente ritrae queste bellissime case in stile coloniale, con questo colore, colore dolcissimo, colore pastello. Ed una cosa che volevo farvi notare, una cosa che les quería hacer notar, è che in muchos países de América Latina está ese estilo colonial, sì o okay. Che? Allora, vorrei che qualcuno mi dicesse se nel luogo dove vive ci sono costruzioni in stile coloniale. Come sempre, mentre vi saluto, salutiamo Eledi che dice: "My best teacher, thank you. Thank you so much for being here. I'm very much interested in knowing why you speak English rather than Spanish, for example. Maybe you just coming from, I don't know, some other countries. Just let us know." Ciao my bel, buon pomeriggio. Buon pomeriggio Silvina. Pensate che Silvina questo messaggio merita. Stai attenta cara Silvina, dice: "Sono nella sono alla fermata di un semaforo. Ti saluto." Cara amica, stai attenta durante la guida. Spero che qualcuno stia conducendo per te. Stai molto attenta, mi raccomando. Ciao Mayra, sono felice di averti qui con noi, un forte abbraccio. Salutiamo Annena, buonasera a tutti quanti. Allora cari amici, come state oggi? Come vi sentite? Siete di buon umore? Come vi sentite oggi? Avete energia? Siete pieni di energia? Siete pieni di entusiasmo? Oppure siete un po' così? Un po' stanchi, depressi? Come vi sentite? Dobbiamo provare ad essere un poco energici, anche perché in questa maniera ci solleviamo il morale, cambiamo un attimino la dinamica della nostra giornata. Ecco, mi dice Mariale che qui ci sono delle case coloniali. Cara Mariale, per esempio, inizio io. Dígame, a proposito, antes de comenzar, ¿me pueden decir, por favor, si es que es el audio de esa musiquita que tengo a mis espaldas, es buena o es demasiado alta o es incómoda? Yo la puedo quitar o bajar el volumen en cualquier momento, o si la prefieren. Otra información de servicio antes de arrancar: muchas personas que se sintonizan aquí por la primera vez, si son novatos, nuevos, principiantes, iniciantes y no me conocen, sepan que claramente hablo mucho en italiano por aquí. Por lo tanto, recuerden que si no es
están comprendiendo, si quieren aprender, quieren realmente aprender a comunicarse en italiano, tienen que ir a marconisida.com, nuevamente lo pueden ver aquí, esta es mi página, marconisida.com. Una vez entrados en marconisida.com, simplemente metiendo el correo electrónico donde dice la flecha, aceptando recibir los videos y suscribiéndose, dándole a ese botón suscríbete, de forma gratuita, increíble, en 2 segundos estarán recibiendo al correo electrónico los videos de hoy, luego los videos de mañana, los videos de pasado mañana, todos los días, parte de ese video curso gratuito de italiano con los que pueden aprender a comunicarse en italiano de forma eficaz, con frases útiles, situaciones de la vida real y realmente con mi ayuda, pues les voy a ayudar para que puedan conversar y mantener conversaciones básicas en italiano. Dicho esto, aquí claro, yo doy por sentado que ustedes hayan hecho ese curso y un poco me entiendan cuando hablo italiano la mayoría del tiempo. Detto questo, ritorniamo, ok? Sono felice che ti piaccia questa allegria, sarebbe meraviglioso e io intanto proprio all'occorrenza vorrei introdurre per tutti voi questo importantissimo servizio di software che ci aiuta praticamente a parlare. Allora, una cosa che mi piacerebbe tantissimo sarebbe riunirci tutti insieme e fare una festa. Credo sinceramente che dopo questi 2 anni ci meritiamo tutti una fantastica, incredibile, gioiosa festa per celebrare la nostra amicizia. Allora, chi vuol partecipare ad una festa nella quale facciamo? Iniziamo con un cocktail party, quindi iniziamo con un buon cocktail, magari proprio qualcosa di italiano come uno spritz, un ottimo spritz, qualche antipasto, un po' di formaggi italiani, un po' di prosciutto, prosciutto cotto, prosciutto crudo e piano piano qualche oliva, mamma che sono buone. Dopodiché mettiamo un po' di musica ambiente all'inizio, piano piano, e poi parliamo, ci conosciamo e poi a ballare. Balliamo tutta la notte e ci divertiamo. Allora, cosa ne pensate? Cosa ne pensate, cari amici? Sono qui a leggere i vostri messaggi. Grazie Tiffany, ricordami il tuo nome. Ecco, lei vuole venire alla festa, meraviglioso, mi farebbe tantissimo piacere ballare con voi perché ci divertiremmo molto. Vediamo, abbiamo Laura. Ciao maestro Marco, questa mattina sono andata a messa in latino e ho pregato per te. Grazie Laura, grazie per le tue preghiere, un forte abbraccio. Franzi mi dice: io sto camminando sto camminando in un grande parco a Madrid. Allora, Madrid ha moltissimi parchi, sarei felice di sapere se si tratta del parco che c'è per esempio a Casa di Campo, oppure il Madrid Rio, oppure il parco, come si chiama il parco incantato, no, il parco romantico. C'è un parco a Madrid che adesso, del quale non ricordo il nome, ma è bellissimo, molto romantico. Capriccio? No. Aiutami. Comunque, salutiamo Mayra che dice che viene. Ecco, interessante. Non so se ti riferisci alla lezione di italiano o alla festa. Facci sapere. Abbiamo anche Maria, si trova vicino al Parco Europa. Quindi, in questo momento abbiamo molte persone tra di voi che si trovano fuori, molte persone che sono al parco, che sono in giro. Allora, la primavera sta arrivando finalmente in Italia e sta arrivando chiaramente anche in Europa. Quindi questa bellissima sensazione primaverile, questo entusiasmo nell'aria, questa voglia di vivere, questa voglia di colore, questa voglia di risorgere dopo un inverno francamente stancante, sicuramente alcuni di voi la stanno vivendo al massimo proprio in qualche parco. Una cosa molto famosa per esempio a Madrid è il bottiglione, che sarebbe il bottiglione. Allora, chi mi sa dire cos'è il bottiglione? Abbiamo Fabi che mi dice: anch'io voglio una festa, ballare è una delle cose che mi piace di più nella vita. Effettivamente ballare è una
delle sensazioni, delle emozioni, è una delle attività che anche a me mi rende più libero, mi rende più felice. Maria, mi dice del Parco del Moro, quindi questo è un altro parco. Credo che forse il parco al quale mi riferivo a Madrid si chiama il Parco Capriccio, algo così. È super bonito, super bellissimo. Non se può dire, però lo dico uguale perché realmente è bellissimo. Vai a redundanza, è muy, muy emozionante, muy romantico, però non ricordo come si chiama. Allora, vediamo qualche altro. C'è il Parco Los Fresnos, il Parco Europa. Allora, leggo anche qualche altro messaggio. Voglio salutare molto Mabel che mi scrive dall'Argentina. Silvina mi dice che l'audio è perfetto, ne sono felice. Silvina, come va? Mi raccomando, in macchina, molta attenzione. Molto bene, piena di felicità. Oh, Vale, sono contento di sapere che sei piena di felicità. È importante mantenersi ottimisti, allegri, cercare di avere questa forza intrinseca nel nostro cuore per andare avanti. Fabi mi dice che a Cordova ci sono poche case coloniali. Una casa coloniale che io ho visitato, o meglio detto, un luogo, una zona in America Latina nella quale certamente vi erano delle case coloniali, era, se non sbaglio, Maracaibo. Per esempio, Maracaibo, se ben ricordo, presentava delle bellissime casette colorate, ma ci sono ormai in tutta l'America Latina, quindi molto interessante. Vediamo, e credo che anche in Spagna ci siano molti, molti luoghi coloniali. Forse a Las Palmas, sì, forse è proprio nelle isole. Vediamo un attimino qualche altro messaggio. Pelusa mi dice: sono molto contenta di stare con tutti voi, grazie per la tua partecipazione, grazie per la tua energia, grazie per condividere questo momento insieme. Voglio leggere qualche altro messaggio. Matilde, cara Matilde, io sto molto bene, grazie. E tu come stai? Come ti senti oggi? Come stai? Molto bene? Così così? Io spero che tu stia molto bene. Benvenuta, grazie per la tua partecipazione. Saluto anche con tanto affetto Cristina ed Elisabeth, anche abbiamo Robelli, di cui non conosco il nome, ma sicuramente mi potrà informare. Allora, mi raccomando, io vedo che c'è bisogno di qualche like. Se questo un like, póngalo de todo corazón, porque eso ayuda un montón a que más personas acudan, que este video se haga un poquito más difundido y más público, para que yo me sienta retroalimentado con su cariño y también voy a tener la energía todas las noches venir aquí a las 9 p.m. hora italiana, de lunes a viernes. Porque esta energía pues no sale de forma en plan, no es que yo estoy enganchado a una presa de electricidad, lo hago con el cariño que pues me empeño y así que muchas gracias por estar aquí. Allora, vediamo qualche altro messaggio. Wow, quanti messaggi. Vale dice, è possibile? Brava, grande, bravissima, congratulazioni, si chiama propriamente Il Capriccio, brava. Allora, io sono stato a Madrid per alcuni anni. Vi faccio vedere brevemente quello che voglio dire perché così sarà più facile per voi. Mettiamo un attimino il font, mettiamolo a 48, così magari entrano più parti. Allora, voglio raccontarvi brevemente questa storia. Durante circa 6 anni della mia vita ho vissuto a Madrid ed uno dei parchi che ricordo con molto affetto, o comunque con molto romanticismo, era proprio il Parco del Capriccio. Il Parco del Capriccio è veramente un luogo incantato, con alberi veramente stupendi. Se ricordo bene, anche un lago realmente molto, molto bello. E non è tanto divertente perché effettivamente a Madrid ci sono tantissimi parchi molto più divertenti, quindi ci sono tanti parchi dove soprattutto è possibile fare intercambio culturale, intercambio linguistico. Mi ricordo per esempio il parco vicino al Museo del Debò, che è realmente un luogo molto bello.
Non vi preoccupate se il trascrittore non è capace di comprendere quello che sto dicendo, ma si chiama proprio il Parco del Debod. È praticamente una piazza dove c'è un piccolo parco, adesso l'ho scritto bene, e vi è anche una bellissima struttura di tipo egiziano, antica, che può essere visitata. Molto molto bello. Madrid è una città molto viva, per quanto mi ricordo, e vorrei sapere appunto se qualcuno di voi è stato anche a Madrid, oltre che in Italia, perché è una città che merita, così come la Spagna. Credo che ci sono alcune similitudini tra spagnoli e italiani, però non saprei esattamente, io essendo italiano magari sono un po' sono poco obiettivo, quindi mi piacerebbe anche farvi questa domanda. Secondo voi, quali sono le principali differenze tra gli spagnoli e gli italiani? Quali sono le principali differenze tra gli spagnoli e gli italiani? E poi, come ho fatto anche prima, richiedere nuovamente se avete eventualmente qualche zona vicino al vostro paese o alla vostra città in stile coloniale. Detto questo, passo brevemente ai messaggi e voglio leggere il messaggio di Fabi che dice: Guanajuato in Messico è una città bellissima, con case coloniali e strade strette, anche Zacatecas. Bello, bello il Messico, voglio visitare il Messico. Bravissima Mayra, se ti viene vicino, io ti suggerisco di andare a visitarlo. È un parco realmente molto bello. Silvina dice: Love is in the air, I'm feeling happy, life is good, Marco. Sono contento, Silvina, che buona vibrazione. Silvina, brava, stai ascoltando musica? Ti piace magari ascoltare musica mentre sei in macchina? Ti vedo una persona solare. Salutiamo anche a Noeli, Albita anche, mi dice che sta bene, grazie a Dio. Matilde, vero, forse ti chiami? In questo momento vado sull'autobus verso casa, vado a casa sull'autobus. Qui in Costa Rica piove moltissimo. Certamente, immagino che attualmente voi, Costa Rica più o meno in realtà potremmo essere, se ricordo bene, nello stesso emisfero. Voi siete più o meno al centro, quindi probabilmente avete un clima quasi tropicale, ma quasi, perché poi siete vicino alla parte centroamericana, quindi per individuare la stagione. Dimmi una cosa, in Costa Rica avete due stagioni, come diciamo la stagione umida o la stagione secca, o si approssima ad avere quattro stagioni come qui? Ecco, un altro parco bellissimo è il parco, sei se retiro in spagnolo, no? Io chiaramente lo sto traducendo in italiano, a pesar de che non hai che serlo quando uno visita Madrid, pues se queda como es. Però il parco è il ritiro, ok? È un parco bellissimo, vi invito a visitarlo. E cara Franzi, nel parco El Retiro ho avuto l'opportunità di vivere delle esperienze molto belle, molto divertenti, molto emozionanti, perché all'epoca facevamo spesso, e sicuramente ci sono ancora, degli intercambi culturali, degli intercambi linguistici, e poi dopo fare amicizie, dopo conoscersi con persone da varie parti del mondo, si andava tutti insieme o a bere o anche a ballare, a fare festa. Quindi sicuramente una bella esperienza. Grazie Elvira. Elvira, per caso oggi mi hai inviato un messaggio? Perché ricordo di aver risposto ad una Elvira. Eri tu che mi hai mandato un messaggio su WhatsApp? Rosado, llenos de flores. Rosado. Quindi immagino che rosado sia... ok, devo leggere il tuo messaggio, un attimino. Allora, sto molto bene. Molto bene perché sono arrivata in negozio. Grazie mille per domandare, Marco. Qui in Utah il clima è prezioso, Marco. Una primavera piena di tulipani, giacinti. E poi abbiamo i ciliegi bianchi e rosa. Wow, Silvina!
Silvina, credo che questo luogo incantato che ci stai descrivendo valga la pena di una fotografia. Una bella sessione fotografica perché personalmente sono molto appassionato della fioritura dei ciliegi. Allora, para quienes no saben qué son, i ciliegi, sería los cerezos, realmente son muy bonitos. Hay dos, ci sono due alberi, si comprende, no? Ci sono due alberi, due tipologie di alberi che a me personalmente piacciono molto, che mi gustan mucho. Sono i ciliegi, la fioritura dei ciliegi in particolare, e poi anche il mandorlo, l'almendra. E quando fioriscono, quando florescono, sono hermosos. De hecho, creo que tengo una foto muy bonita, un almendro che stava floreciendo. E questo era in Madrid Rio. Quindi, insomma, grazie Silvina, mi raccomando di farci avere qualche foto. Ecco il nome, il tuo nome è Liliana. Ciao Liliana, come stai? E poi abbiamo Gla, della quale anche mi chiedo sempre, ma quale sarà il suo nome? Gla, il tuo nome qual è? Perché ti chiamo Gla, ma magari il tuo nome è diverso. Per esempio, io sono una delle poche persone che quando utilizzo i social, quando utilizzo le reti sociali, utilizzo quasi sempre il mio nome. Quindi magari, insomma, per me è più facile, no? Essere chiamato, riconosciuto Marco. Ecco, nel Choroní, Margarita cos'è? Una città o l'isola Margarita? E altri tanti paesi si trovano le case coloniali. Allora, cari amici, fatemi sapere se mi sentite bene. Io avrei voluto mettere una bella tarantella, no? Una bella musica come di quelle, perché questa musica che sto mettendo adesso, dopo un po' stanca, ok? Oh, l'ho tolta. Allora, quello che ci vorrebbe era una bella tarantella. Tipo, yamme, 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 una bella cosa allegra per svegliarci. Perché in questa maniera, visto che l'orario inizia a diventare tardo per me, almeno mi posso svegliare. Allora, leggo con più calma i vostri messaggi, altrimenti parlo sempre a ruota libera. Nata mi dice: Ciao Marco, come stai? Io sto molto bene, grazie. Saluti a te. Nella mia città oggi piove. Brava, brava e fa molto freddo. Dico brava perché hai scritto bene. Io sono sempre felice di supportarvi. La cosa che mi rende felice, la cosa che mi hace felice, è sver quando progressan, è sver quando me scriven in italiano, pare molto bonito, ma scrivo che se sforza. Molto brava, Nata, veramente, congratulazioni. Dunque, nella mia città oggi piove, frase perfetta. E fa molto freddo, perfetta. Una festa del giovedì sarebbe grandiosa. Ok, Nata, realmente bravissima, ottimo, hai scritto un messaggio perfettamente, perfettamente corretto. Mi piacerebbe avere un'applicazione che fa gli applausi. Allora, una cosa che voglio fare è creare, ci sarà sicuramente un'applicazione, suoi, sai, come per fare un applauso, fare così sarà più divertente. Anche Fabi scrive un messaggio molto competente. L'autunno è la migliore stagione nella mia città, Cordova. Oggi è una giornata piena di sole. Congratulazioni, Fabio. E ti chiami Fabi o Fabio? Fammelo sapere così lo so. Mi sembra di capire che il tuo cognome ovviamente è italiano. E complimenti per il messaggio che hai appena scritto. Certo, Mayra, ascolterò il tuo audio. Assolutamente, non ho avuto il tempo ancora di ascoltarlo, ma lo ascolterò. Oh, Monica, grazie, sei molto gentile. Buonasera, amico. Io ascolto tutto il tempo. Puoi dire io ti ascolto tutto il tempo, o io ti ascolto ogni momento, o tutti i momenti. Il ciliegio nero mi piace tanto. Com'è il ciliegio nero? Non mi ricordo di averlo visto. Ciliegio nero, vediamo un attimino. Ciliegio nero. Allora, per quanto io mi possa ricordare, la fioritura del ciliegio. Ah, ti piace nel senso di mangiarlo? Beh, il ciliegio nero è buonissimo.
Però mi riferisco alla fioritura, volevo vedere qualche fotografia, perché io ricordo che c'è il ciliegio tradizionalmente che, se ben ricordo, ha una fioritura bianca. Quindi la fioritura del ciliegio, quando florisce, deve essere blanco, ok? E il ciliegio selvatico, forse al quale tu ti riferisci, forse ha un colore un po' bianco scuro, fammi sapere. Dopodiché, il mandorlo mi piace molto perché ha un colore veramente bello, rosa, pieno di vita, bellissimo. Allora, vediamo qualche. Oh, allora sei tu! Ok, sei Gladys? Per caso, Gladys, sei tu? Ok, perché praticamente mi dice: sono felice di iniziare le lezioni personalizzate con te. Volevo appunto, visto che ci siamo, Queria desi resto, praticamente ahora sí que te he reconocido, eres Gladys. Algunas personas, como sabrán, necesitan, quieren, desean, por motivos a lo mejor serios, importantes, o simplemente porque están bien comprometidos con aprender a comunicarse italiano. Y entonces también ofrezco esos servicios personalizados y son prácticamente clases particulares, personalizadas, virtuales, en videoconferencia conmigo. Y por si alguna necesidad de información, pueden enviarme un WhatsApp con un simple texto o con un audio, en plan me saludan. Soy un ser humano muy, muy sencillo, por lo tanto me pueden hablar con tranquilidad. Y digo esto porque algunas personas tienen un poquito como, por ser un personaje público, se preocupan un poquito de no saber cómo entrar en la conversación. Simplemente, chao Marco, hola, ¿cómo estás? Me gustaría, por favor, saber informaciones con el tema de las clases particulares. Entonces, ahora, pues entendí que se trataba de Gladys, que es una estudiante, que saludo, una persona maravillosa, que va a empezar esas clases personalizadas particulares conmigo en videoconferencia. Y entonces, claro, reconocí el mensaje de WhatsApp y empezamos el lunes. Si no me equivoco, ¿y cuál es la conveniencia y la oportunidad de estar entrenando, aprendo, practicando directamente conmigo? Bueno, claramente, pues les puedo enseñar, ayudar con la fonética, con la pronunciación, superando los bloqueos lingüísticos, superar sobre todo la parte inicial de la vergüenza al hablar en público, de poner en marcha lo que es el aspecto también subconsciente de articular el pensamiento en italiano, de procesar las frases con la fonética, la interpretación correcta, para que lleguen a un nivel mucho más rápido, mucho más fluido y mucho más práctico en poco tiempo, porque a veces las personas necesitan realmente esta ayuda, sobre todo porque el autodidacta no todos tienen la capacidad y a veces uno necesita y quiere y puede un servicio más articulado, más profesional y mejor. Entonces, aquí si quieren más informaciones sobre ese aspecto. Allora, Fabiana, ecco Fabiana, è un nome bellissimo Fabiana. Vedi, a me piace molto conoscere i vostri nomi perché magari conoscendoci si crea anche un po' più di amicizia. Antonio dice Marco, la mia mamma. Ok, Marco, mia mamma Maria e mia zia Carmen stanno imparando l'italiano insieme a me, guardando i tuoi video. Ti mandano tanti saluti e baci. Dicono che sei una grande persona. Grazie Antonio, grazie alla mamma Maria e alla zia Carmen. Questi messaggi mi rendono molto felice. Questi messaggi di affetto, dovete sapere che la parola affetto, scriviamo insieme, significa carino, ok? Io credo molto nel fatto che l'affetto, per esempio, l'affetto significa carino, no? La gentilezza, la bontà. Anche la simpatia, l'amicizia, sono sentimenti nobili, sono delle emozioni nobili, sono anche dei comportamenti nobili. Quindi le persone affettuose, le persone anche generose, le persone di cuore. In Italia noi diciamo per esempio una persona di cuore, una persona di cuore, che significa una persona che fa le cose con il cuore. Quindi grazie Antonio, saluta e un bacione alla mamma Maria e alla zia Carmen. Mi fa molto felice. Sì, sei tu, vedi, ti ho riconosciuto dopo, Gladys. Questa bella domanda me la fate in tanti. Come sto? Beh, sto bene, sono felice di essere qui con voi. Chiaramente la cosa che mi farebbe più piacere, come dicevo prima, è poter mantenere una dinamica, immaginate essere in un parco.
fare una passeggiata, parlare in italiano, praticare insieme, fare magari delle classi itineranti, magari insieme fare davvero un incontro in qualche museo. Immaginate che bello, una visita guidata al museo. Andiamo per esempio a visitare la Galleria degli Uffizi. Magari dovrei anche trasformarmi quando il mondo risolve i problemi che ci sono, sarebbe anche bello magari iniziare a fare viaggi, no? Ci occupiamo di fare esperienze guidate, turismo insieme, andiamo sulla gondola, ok? Per esempio prendiamo una maxi gondola, sapete cos'è una gondola? Chissà cos'è una gondola? Ok? Vi devo fare vedere? O sapete cos'è una gondola? Una gondola di quelle che si usano a Venezia, quelle belle imbarcazioni. Allora, immaginate essere praticamente su una maxi gondola, siamo tutti insieme e cantiamo. Oh, sole mio! E ci mettiamo tutti insieme, guardiamo e parliamo italiano e andiamo in giro così. Sarebbe una bella esperienza, o no? Ci divertiremmo. Poi sono convinto che la parte più divertente sarebbe al ristorante. Andiamo in un bellissimo ristorante, magari vicino a Piazza San Marco, anche se in realtà stiamo attenti perché è molto caro, è molto caro. Dobbiamo magari andare in un posto più semplice, una trattoria magari, no? Sapete cos'è una trattoria? Ve lo scrivo. Trattoria. Cos'è una trattoria? La parola trattoria in italiano significa praticamente un ristorante più alla mano, trattoria. Quindi una trattoria è un ristorante più alla mano, magari dove si spende meno, ma la qualità del cibo è più buona, la qualità del cibo è più buona. Quindi andiamo, prendiamo un po' di vino, mangiamo tanto, antipasto, primo, secondo. Allora io immagino che entriamo tutti insieme, facciamo buongiorno, buongiorno, come sta? Bene, grazie. Lei come sta? Sto bene, grazie. Senta, vorrei gentilmente un tavolo per... Quanti siamo, ragazzi? Mayra, Gladys, Antonio, quanti siamo? Che numero? 10? 15? 20 persone? Ok, tutto il ristorante, tutto il ristorante, prendiamo tutti i tavoli, prendiamo tutto, prenotiamo tutto, ok? Ma forse dobbiamo prenotare in anticipo. Andiamo in questo ristorante, iniziamo gentilmente, cameriere, per favore, ci porti il piatto tipico della casa. Ecco, dice Antonio, una granja, quindi proprio prendiamo una fattoria, prendiamo una bella casa in campagna, facciamo un barbecue. E arrostire. Sapete cosa vuol dire arrostire? Arrostire, ve lo scrivo, arrostire. Arrostire, les dico algo, parriglia, le suona di algo? Arrostire. Per esempio possiamo arrostire la carne. Bellissimo, facciamo una carne arrostita, cioè alla parriglia, buonissima. Comunque iniziamo e prendiamo antipasto, primo, secondo, vino, e ci divertiamo e cantiamo. Osteria numero 5, paraponzi, ponzi, po. Ok? Ma cosa ne pensate? Maria dice che siamo 24 persone. Ciao Erika, come stai? Beh, sarebbe divertente, ragazzi, sarebbe veramente divertente. Ora facciamo una domanda più serio. Marco domanda, in italiano si pone l'articolo quando si parla di familiari? Si dice la mia mamma o semplicemente mia mamma? Allora, bravissimo, questa è una cosa molto intelligente. Rispondiamo a questo momento grammaticale con serietà. Adesso entro nell'aspetto serietà. Mi metto il cappello di serietà. Serietà. Grammatica. Serio. Ok. Dunque, quando ci troviamo di fronte ad aggettivi possessivi, mia, tua, sua, eccetera, questi sono aggettivi possessivi come anche nostra, vostra, ok? O vostre, nostre, anche al plurale, o potrebbe essere mie, tue, va bene? Quindi quando o miei, mie, tue, cosa accade? Che in presenza di questi aggettivi possessivi, quando ci troviamo con familiari, nomi di familiari, per esempio madre,
padre, cugino, nonna, la cosa importante è che non dobbiamo utilizzare l'articolo determinativo. Quindi, in poche parole, dobbiamo dire mia madre e non la mia madre, ok? Mia madre è corretto, ok? La mia madre no, ok? Non l'ho deciso io, è così. Per esempio, posso dire mio padre ed è corretto, ok? Oppure, diciamo ancora con più semplicità, diciamo sì, e invece il mio padre no, ok? Perché accade praticamente che di fronte a questi nomi che descrivono una parentela, in questo caso al singolare, con l'aggettivo possessivo, praticamente non possiamo utilizzare l'articolo determinativo, ok? Ma adesso c'è una domanda. Mi dice Marco, ma al plurale? Allora io al plurale vorrei sapere cosa ne pensate. Per esempio, se io dico i miei cugini, si può dire i tuoi zii, oppure le nostre sorelle, si può dire o no? I nostri genitori, che seriano nuestros padres, ok? Adesso voglio sapere cosa ne pensate voi. Voglio sapere soprattutto Antonio cosa ne pensa, perché è chiaro che questa regola funziona solamente in un caso. Ma voglio che me lo diciate voi, poi io ricomincio, ok? Quindi, intanto, caro Antonio, la tua domanda è una, e poi ritorno ai messaggi delle persone. Quando ci troviamo di fronte agli aggettivi possessivi correlati con il nome che descrive una parentela, quindi mio, aggettivo possessivo, padre, nome che descrive parentela, al singolare, ed è questo il trucco, al singolare, perché quiero ver si están attento, perché esas cosas yo en el video curso gratuito italiano y en tantos otros cursos que doy, esas cosas las digo. Quindi, bravo Antonio es muy listo. Antonio dice al plurale credo che si utilizza l'articolo. Bravo, esattamente. Quindi questa regola grammaticale di eliminare l'articolo determinativo solamente si utilizza al singolare. Así que, como Antonio ha sido muy bueno, yo lo digo nuevamente con calma. En pocas palabras, hay una regla italiana que dice que los artículos determinativos no hay que ponerlos delante de los adjetivos posesivos al singular de prácticamente un nombre que describe un familiar. Por lo tanto, el artículo determinativo mi padre, no se puede decir, debo decir mi padre, mio padre. En cambio, al plural, en vez al plural, sí que podemos usar el artículo determinativo. Espero que eso sea útil, Antonio, brava. Y ahora sé por qué me has hecho esta pregunta. ¿Por qué prácticamente me has escuchado decir en ocasiones la mía mamá? ¿Ves? La mía mamá o la mía mamina son prácticamente excepciones que nosotros utilizamos típicamente en lo coloquial porque son nombrecillos afectuosos. Entonces, hay una regla que se escapa, es una excepción, todo el mundo lo hace y es una regla también que pues, se describe muy bien al usarse así, que cuando utilizamos, por ejemplo, cosas como el mio cuginetto, ¿no? El mio cuginetto preferito, sería mi primito favorito, esto entonces escapa la regla. Por eso que tú antes te preguntaste, porque dijiste, mira, pero ¿cómo es esto que Marco eventualmente está diciendo la mia mamma? Con la mia mamma o la mia mammina o il mio cuginetto possiamo dirlo, ok? Quindi spero che questo ti aiuta anche a comprendere la differenza. Antonio, confermami se era questo quello che volevi sapere. E torno dunque alla parte più interessante, dove molte persone, vedi, anche Franzi, dimmi se si dice Franzi,
o diversamente, così lo pronuncio bene, diciamo andiamo a mangiare la pizza. Che pizza ti piace, cara Franzi? Anzi, facciamo una cosa, Franzi, perché non la prepariamo noi la pizza? Ci mettiamo ad impastare, ok? Allora, prendiamo la farina, ok? Prendiamo la farina, agarriamo la farina, prendiamo la farina e... Come si fa la pizza? Come si fa la farina che ci metti più? Lievito e poi? Acqua e poi? E un poco di olio di oliva. Allora, dunque, se ricordo bene, la pizza, prendiamo la farina, prendiamo il lievito, prendiamo l'acqua e un po' di olio d'oliva. Facciamo l'impasto, iniziamo a toccare questa, è bellissima da toccare la massa. La massa la impastiamo. Poi immagino che facciamo lievitare? La facciamo lievitare dopo? Quanto? Vabbè, si fa lievitare un bel po' e praticamente poi si fanno le forme. 3 ore. Poi si fanno le forme. Si fanno le forme e poi praticamente si stende, chiaramente si condisce con tutta la salsa di pomodoro. Mettiamo questa bella pioggia di mozzarella, di bufala, una bella pioggia di mozzarella, poi ci mettiamo magari un po' di prosciutto crudo, prosciutto cotto, mettiamo, insomma facciamo una cosa bellissima, va bene? E ci divertiamo. E cantiamo. Quindi che pizza ti piace a te, Franzi? Così la facciamo direttamente noi? Ho chiesto aiuto alla cuoca. Spero che vi stiate divertendo. Dunque, mi dice Sashini, prof, come si dice? Allora, affascinante. Se vuoi sapere la semantica, cioè il significato, significa praticamente carismatico, fascinante, algo pues, che ti attrae, no? Attrattivo. È praticamente proprio il fascino, ok? Non so se vuoi sapere appunto la pronuncia, affascinante. E grazie Antonio, sono contento, sei davvero molto gentile, sono felice che tu stia imparando qualcosa di nuovo con me, non solo nella lingua italiana, anche nella vita. Sei gentilissimo, quest'altro messaggio dici, oh Antonio, grazie, sei davvero gentilissimo, anch'io ti voglio tanto bene, vi voglio tutti molto bene. Grazie per prenderti il tempo di rispondere alle nostre domande. No, fai molto bene, bravo. Io realmente onoro profondamente la curiosità della persona. Recuerden che no existen preguntas tontas, solo existen respuestas tontas. Es decir, que preguntar con humildad es lo más importante en la vida. Parte de la sabiduría y del camino hacia la sabiduría es efectivamente tener la humildad de conocer, de aprender, de pues, sencillamente seguir preguntándose e intentar responder a lo mejor de nuestras habilidades y dejarnos ayudar también por quienes tienen más experiencia. Así que muy bien. Bravísimo. Infatti, tú mi dici praticamente quando metto un aggettivo va anche l'articolo, credo, la mia piccola sorella. Allora, vedi, in questo caso, bravissima, se tu utilizzi anche un aggettivo addizionale come piccola, non puoi dire solo ed esclusivamente mia piccola sorella, la mia piccola sorella, sei bravo. Un applauso anche a Fabiana, bravissima Fabiana. Vedete, siete bravi, siete attenti, state attenti, congratulazioni, bravissimi. Effettivamente ci sono tante irregolarità, quindi è importante sicuramente stare attento. Allora, cari amici, come finisce con la pizza? Come finisce con la pizza? Per esempio abbiamo qui Elisabeth che dice: Marco, tra pochi giorni andrò in Italia, nonostante la paura di non riuscire a comunicare bene in italiano. Cara amica, vai tranquilla, mi raccomando, fai tesoro dell'esperienza che insieme costruiamo in questo canale, in questi video. Ti do il suggerimento, il consiglio di mantenere un'attitudine sempre molto allegra, sempre molto entusiasta, supera,
supera la vergogna perché in realtà non vi è necessità. De hecho, quiero decir algo, lo digo en español porque seguro que hay muchas personas nuevas y siento que sea redundante para los que a lo mejor están aquí todas las noches y dicen, Marco, te repite este disco roto. Pero imagínense que venga una persona que no me conozca de nada, que no nos conoce, no sabe que aquí en este ámbito familiar lo pasamos muy bien, aprendemos, etc. Pero entonces es importante que sepan que si no nos entienden, porque hablamos casi siempre en italiano todo el tiempo, pues no es que ellos son incapaces que no entienden, es que nosotros ya estamos o vamos a otro nivel para seguir profundizando el idioma. Para los que están aquí y son nuevos, aprendices, iniciantes, principiantes, y quieren empezar a comunicarse desde cero con el idioma italiano y quieren seguir conmigo, yo he preparado un video curso gratuito de italiano excelente, que si nada más se ponen aquí en mi página web marconisida.com, así tal cual, entran en esta página marconisida.com, una vez entrados, encuentran sencillamente la posibilidad de introducir el correo electrónico donde está la cita en rojo, aceptan recibir los videos de forma gratuita y se suscriben pinchando ese botón. Y en 2 segundos, una vez pinchado el botón suscríbete, reciben al correo electrónico, sea el Gmail o Mail, en la bandeja de entrada, miren también en la bandeja social o secundaria por si se pierden por allá, reciben mis videos, reciben los correos y los primeros videos son súper impactantes. De forma maravillosa van a ver lo fácil que es la introducción para conversar, para empezar las primeras frases útiles, los temas de la fonética, todos los trucos que les voy a enseñar para que tengan la comprensión inicial de cómo funciona el nuevo idioma italiano. Y van a poderse defender en pocos días, si repiten lo que digo yo en voz alta, con todas las frases útiles, la situación de la vida real, las reglas y las cosas simples que les voy a enseñar, con cosas para que verdaderamente pueden en situación de la vida real manejarse, defenderse, les va a ir genial. Y por eso luego vuelven aquí y participan con esto y me entienden y nos entienden. Así que háganlo sin falta. Quindi, questo suggerimento, Elizabeth, mi raccomando, ricorda sempre che tu stai facendo una cosa nobile, meritevole, perché stai parlando un'altra lingua, lanciati, lanciati, lanciati senza paura. Allora, una cosa es cuando nos preparamos. Una cosa es, por ejemplo, en estos días yo a las personas que estamos haciendo las clases privadas, las clases particulares, las personas que tengo en videoconferencia, imagínense un ambiente como esto, estoy yo, está la videocámara del estudiante o de la estudiante, estamos juntos, practicamos, les enseño a hablar, les cultivo prácticamente esa capacidad de superar ciertos bloqueos, vamos ahí con el tema de la comprensión, del hablar, de la escritura, todo un conjunto para tener prácticas de diálogo, de conversación, de perderle, digamos así, el miedo al italiano y soltarlo. Y le digo, cuando estamos aquí ahora, claro, te invito a que pienses, consideres, analices como estás diciendo para que lo digas mejor, recuérdate esto, recuérdate lo otro, le corrijo con mucho amor, con mucho cariño, motivo. Y luego digo, recuerda que pero cuando vas en la vida real, cuando estás, eso ya se ha automatizado en tu subconsciente, tú, lánzate, porque en ese momento tienes que expresarte. Entonces, hay una parte de la preparación que hacemos juntos y luego está la parte cuando estamos en el mundo real que claramente no podemos, ya va, espérate ahí 5 minutos que lo digo perfecto, no. Mejor comunicarse, mejor hacerse entender. Así que eso es importante y auguro un ottimo viaggio, Elizabeth, ma a questo punto, vedete, se molte persone vengono qui in Italia, ci sono i presupposti per incontrarci e fare una super pizza, una super festa, ok? Gladys mi dice che da Facebook la comunicazione viene interrotta. Fatemi sapere se riuscite ancora ad ascoltarmi, perché io vedo Elizabeth che mi scrive da Facebook. Fatemi sapere se riuscite a sentirmi ugualmente. Ciao a tutti, sono in ritardo oggi perché non ero a casa. Ma sono qui. Dove sei stato, caro Felipe? Cosa hai fatto? Dove sei andato di bello? Hai lavorato? Hai studiato? Sei uscito a fare una passeggiata? Ti sei divertito? Mi raccomando, se siete entrati da poco, vi ricordo per favore, se potete, di dare un like a questo video. Con un like veramente si può aumentare la diffusione di questo video. Vediamo qualche messaggio che purtroppo ho saltato senza motivo. Lex, come ti chiami, cara Lex? Lex Naralex, fammi sapere come si chiama, o se ti chiami Alex, ok? Così lo so.
Elvira vorrebbe un piatto di pasta, un buon piatto di pasta. E il primo, magari per primo, una bruschetta. La bruschetta è molto buona. Qui nel sud dell'Italia, si chiama a volte bruschetta, ma anche fresa. Fresa è una forma dialettale per dire bruschetta. E viene fatta in maniera molto buona. Si prende una fetta di pane, la si posiziona vicino al fuoco, magari un caminetto, seria come una cimenea, un caminetto, no? E praticamente piano piano poi con un po' di olio, un po' magari di rosmarino, e del pomodorino, buonissimo, buonissimo. Vediamo qualche altro. Abbiamo Rossella che ci scrive dallo Sri Lanka. Cara Rossella, o Shashini, Rossella, dimmi una cosa, vivi attualmente nello Sri Lanka o vivi adesso in Italia e vieni dallo Sri Lanka? Bellissimo paese, non so se molti di voi conoscono lo Sri Lanka, però insomma è un paese bellissimo, situato in una zona davvero, davvero speciale. Se ricordo bene, lo Sri Lanka si trova in una parte di isola nel Golfo del Bengala, giusto? Fatemi sapere. E la città, la più grande dovrebbe essere Colombo. Questo non so se è Cristoforo Colombo, ma vorrei saperlo. Ah, ok, ecco, Maria mi dice sì, è lo stesso del rosso, però in Germania, in Francia c'è un'altra varietà che è nera. Ok. Vediamo qualche altro messaggio perché a volte andando da, ecco, Mayra dice funiculi funiculà. Allora, se volete, prima di concludere la nostra serata, potremmo cantare un'ultima canzone oggi, perché tra poco devo concludere. E credo di aver letto un po' tutti. Ah, ok, no, c'è questa domanda interessante. Mi dice, maestro, scusami la domanda, fuori tema. Tranquilla, hai fatto bene. Le domande non sono mai fuori tema. Vi invito a farmi domande in qualsiasi momento. Sa che in qualche momento, para enriquecer la conversación, y para enriquecer incluso la dinámica, pueden hacerme preguntas. Verdaderamente, no se corten de hacerme preguntas. Ese es un momento en el que pueden hacerme preguntas. Y nunca, jamás, ninguna pregunta va a ser fuera de lugar. ¿Ok? Menos que sea una pregunta que sé yo es tipo demasiado personal, pero digo, si es una pregunta con el tema del italiano, con el tema de las conversaciones, pues tranquilos que me gusta muchísimo porque es una forma de darle riqueza a este momento, es una oportunidad también de ayudarme con el desarrollo de esta clase porque tendrán comprensión de que al fin y al cabo las cosas que puedo inventarme. Está bien que me estoy casi transformando en un showman, pero las cosas que puedo inventar todas las noches va a ser limitada en cierto momento. Así que muy bien. Ahora, ¿cosa vuol dire una persona solare? Y confírmeme si me escuchan, porque yo aquí veo que hay como cero conexión. Ok, dígame si es que se escucha, porque literalmente me está diciendo que no hay conexión. Dígame si se escucha. Ok, me ascolti bene 4 minuti fa. Ora praticamente como que no lo sé. Allora, comunque, io vado avanti. Se non si scusa, dígamelo, perché di questa forma non me rindo. Cosa vuol dire una persona solare? Allora, una persona solare significa una persona che ha il sole dentro. Cioè, persona solare significa una persona che ha il sole nel cuore. Una persona che ha praticamente il sole, la gioia, l'energia. Tipicamente una persona di buon umore. Il sole cosa fa? Il sole ci riempie di energia, il sole ci riempie di entusiasmo, di calore. Quindi tipicamente una persona solare è una persona come il sole, una persona allegra, entusiasta, una persona energica, una persona simpatica, una persona insomma positiva, ottimista. Oh, sono felice che si ascolti bene. A volte ho paura perché qui mi dice, oh, si ascolta bene, si ascolta male, come una linea rossa. Ah, Luis, sei tanto gentile, è vero, bravo Luis, benvenuto Luis. Nel corso, in questo corso, su marconisida.com,
potete trovare, non ricordo in quale dei video che vi mando, in poche parole, se si iscrive qui al video corso gratuito di italiano in marconisido.com e mi web, i recibe tutto al correo elettronico, a un certo punto riceverà un video in specifico che dove sto io che canto una canzone rap in italiano. Quindi c'è un video nel corso chiamato Marco che canta un rap. Cantiamo il rap. Hai ragione, questa canzone è simpatica. Si tratta proprio di una canzone che una volta ho pensato di scrivere in maniera simpatica, in maniera allegra, e credo che sia quella che fa: Ciao, come stai? Sto molto bene. Maria dice: Persone come te, ti ringrazio, Maria. Si potrebbe dire che in questo momento, perlomeno provo ad essere una persona solare, ci provo con tutte le mie forze. Sono contento che tu mi ascolti bene, cara Selva. Che bel nome, Selva, dall'Uruguay. Come va la vita in Uruguay? Io in passato ho avuto tanti amici e tanti studenti che vivevano a Salto, può essere Salto, gente molto simpatica, molto cordiale. Antonio fa una domanda molto interessante. Dice: Marco, tu sei del nord o del sud? Secondo me la vera pizza italiana è la margherita, ma tu cosa ne dici? Allora, adesso io faccio una domanda a tutti voi, facciamo una specie di sondaggio, facciamo un sondaggio. Secondo voi, io sono del nord o del sud? Sono del nord dell'Italia o sono del sud? Cosa ne pensate? Ecco, una domanda che vorrei sapere. Secondo voi, nella vostra opinione, sono un italiano del nord o un italiano del sud? Questo secondo me dovrebbe vincersi, dovrebbe essere chiaro. Ma non dovete ascoltare il modo in cui parlo, dovete più che altro sentire il mio modo di essere, la personalità. Secondo voi, la mia personalità è del nord o è del sud? E poi, per quanto riguarda la domanda, sicuramente Antonio hai ragione, bravo, grazie per contribuire. A proposito, Antonio, hay que decirle entonces, hay que hacerle cumplidos a tu madre, porque hizo un joven inteligente. Entonces, muy bien. No es mérito tuyo, Antonio, es todo mérito de la mamá que te hizo, que te dio la comidita, que te quiso mucho, ¿ves? Muy bien, muy bien. Y la tía también, ¿no? No olvidemos la tía. Allora, dicevamo, la vera pizza italiana certamente è la pizza margherita. Perché? La pizza margherita ha una storia molto antica ed è la prima vera pizza italiana, in quanto in passato a Napoli, nella provincia di Napoli, se ricordo bene la storia, durante un momento molto difficile, economicamente parlando, perché in passato c'erano momenti davvero difficili, un cuoco, pizzaiolo, o meglio detto un cuoco, che non aveva ingredienti sufficienti per realizzare un importante ricevimento, per la regina Margherita, si inventò questa ricetta. Insomma, la pizza italiana, è un'invenzione, è frutto, conseguenza di un'invenzione. Quindi la pizza margherita divenne questa invenzione culinaria meravigliosa ed è nata da un momento di necessità. Adesso è importante perché, miren, sa, una delle cose più hermosa che il mondo tiene, che è la pizza, che diríamos realmente è fondamentale per molte persone in India, sin pizza non puoi vivere. No, però in serio, sa, immaginate cómo sería la vida sin la pizza, o sea, tendría menos, ¿no? Como en muchas otras cosas, como la vida sin tequeños, como la vida sin tacos, como la vida sin, ¿me entienden? Quindi, quello che voglio dire è che todo fue por necesidad. No tenían nada que hacer, no tenían ingredientes. Eso lo digo para los que no saben muy bien el italiano. Y recuerden, váyanse aquí en marconisido.com, suscríbanse al video curso gratuito. Pero sí, en fin, fue una aventura, fue una invención por necesidad, virtud, hicieron virtud, increíble. Quindi hay ragione. Allora, vediamo dunque se sono del nord o del sud. Intanto abbiamo Elisabeth che dice: Grazie Marco, quando sarò lì, ovviamente in Italia, condividerò la mia esperienza del viaggio. Grazie Elisabeth, facci sapere se sarai felice, se ti diverti, se hai bisogno di aiuto, chiami e fai: Marco, Marco, senti. Come si dice a questa persona, non so,
devo entrare o devo fare o voglio conoscere, e poi fai, ecco, a chi sta, signor? E io parlo e ti faccio la traduzione. E Felipe dice, stavo lavorando, mi fa piacere che tu stessi lavorando, vedo che anche lavori, oltre che studiare tantissimo, bravo. Bravissima Mayra, bravissima Mayra, e proprio questo aveva il colore della bandiera italiana, basilico per il verde, mozzarella per il bianco e pomodoro per il rosso. Brava Mayra che ha aggiunto questo taglio importantissimo. E allora abbiamo la prima risposta di Felipe, dice io penso che tu sia, perché è un congiuntivo, sia del sud perché non vedo montagna. Ma non vedi montagna dove? Io vivo nelle montagne, io vivo nelle montagne, quindi sì che io vivo in las montagnas, io vivo proprio justamente in las montagnas, ok? Questi sfondi virtuali, esos sfondo, sono virtuali, no, non sono reali, son fotografie d'Italia, cioè io le posso cambiare in qualche momento, mi intendi? Lo che ves aquí a mis espaldas sono praticamente magias de la tecnología. Anzi, ti faccio vedere qualche foto bella dell'Italia. Vediamo se c'è qualche video bello. Per esempio, guardate che bello questo video. Ma Roma è bella. Guardate il Colosseo, che bello. Ah, il Colosseo, che meraviglia. C'è anche proprio l'uccello che vola. Quella si chiama, seria una paloma, quindi seria praticamente un piccione, un piccione. Vedi, ci sono bellissime fotografie. Quindi, come vedi, io... chiaramente vivo nella realtà tra le montagne, quindi anche se ci fossero delle belle foto come queste, chiaramente non sarei. E parlando di pizza, eccola qua, una bella pizza. Gnammede, gnammede la pizza, che buona la pizza! Ce la mangiamo? Eh? Una bella pizza, vediamo. Abbiamo qualcuno qua che è bravo. Qualcuno è bravo, però lo faccio vedere dopo. Lo faccio vedere dopo. Allora. Sono del sud o sono del nord, ragazzi? Per esempio, dice Armando che qui in Argentina si mangia la pizza incredibilmente. Se dice che se, sa, la pizza si vende come il pane, si come il pane, ed è cioè pane, scarsi pane. Eccola là, bravissima. Allora, Gladys dice sono del sud, brava. Selva dice sei del sud. Fabiana dice del sud, calabrese, brava, Elvira del sud, Maria, oh bravissimi, bravissimi, sono del sud calabrese, come dice chiaramente anche la nostra amica, che devo ricordarmi il nome, con questo discorso di nickname è difficile, vediamo come me l'avevi detto, che ti chiamavi, vediamo se lo trovo. Ormai mi sono impegnato a vedere e dovrei trovarlo. Robelli si chiama. Ma me l'avevi detto. Aspetta, aspetta, fai prima a riscrivermelo perché se no. Liliana, vedi? Liliana, ti chiami Liliana. Allora, Liliana ha detto bene, e poi chiaramente anche Mayra dice che abito in Calabria. E poi abbiamo Armando che dice per me. È del centro, però siccome parla così bene l'italiano suona come del nord, però la tua allegria è la forma di essere bravo, bravo ad Armando David. Armando David ha colto esattamente la questione, ha fatto giustamente un'associazione corretta, dice Armando è intelligente, dice ok, analizziamo Marco. Marco parla in una maniera molto equilibrata, molto neutra, comprensibile, e quindi si vede che è una persona magari che vive al nord o vive al centro. Però l'allegria, la forma di essere sembrano del sud. Effettivamente Armando David ha ragione. Allora, dobbiamo anche riconoscere che tipicamente gli accenti tanto del nord come quelli del sud a volte sono ugualmente forti. In poche parole, le persone del nord hanno anche un accento dialettale molto pesante, molto forte, così come anche le persone del sud. Quindi a volte non possiamo essere certi, o sea, in poche parole, a
hay personas que hablan más o menos el italiano tanto en el norte como en el sur. O sea, las personas que hablan dialecto en el norte son tan incomprensibles como las personas del sur. La única diferencia es que a veces en el sur son mucho más cariñosos y solares y alegres. Pero, en fin, quienes se esfuerzan en hablar italiano típicamente son personas que pues, quieren mejorar su cultura y lo hacen. Creo que pasa en todos los países también. Però bravo, hai ragione. Ecco, abbiamo la figlia di vita meravigliosa, non ricordo il tuo nome, che vive a Bergamo. Saluti a tua figlia. Certo, è solo uno sfondo virtuale. In generale le persone del sud, dice Luis, sono più carismatiche, quindi presumo che tu sia del sud. Guardate la... competenza linguistica di Luis che scrive questo messaggio molto molto eloquente, bravissimo Luis, congratulazioni. Poi abbiamo Liliana che dice mia mamma, ah ok, il friulano, no, come parlano i friulani? Non lo so, dialetto friulano, eh? Sarebbe interessante mettere qualche video su YouTube, immaginatevi con i dialetti italiani. Qualche video, per esempio a Napoli parlano anche in maniera stretta, però credo che è più facile e più comprensibile capire praticamente una persona del sud che quelli del nord. A volte sono davvero lingue molto complesse, quasi straniere, e poi ci sono lingue completamente diverse come il sardo, che è una lingua a se stessa. Sì, tranquillo Felipe, poco a poco avanziamo, soprattutto con il contesto, perché a volte il contesto ci aiuta moltissimo ad imparare, a migliorare. Vediamo, mi avevi detto, ok, mi avevi fatto questo messaggio, mi avevi scritto che non ho un lavoro stabile, lavoro quando qualcuno me lo chiede o mi ricerca, ma sto cercando uno. Non so come si dice stabile in italiano. Senti Felipe, ma tu in che settore sei preparato? Ovviamente sei un ragazzo molto intelligente, Felipe. Ricordiamo che Felipe ha 18 anni ed è una persona eccezionale, una persona molto intelligente. Felipe, para ver si te puedo ayudar por aquí también. Por si acaso alguien, ¿quién lo sabe? Te escucha por aquí. Pues Felipe, ¿cuál es tu área de interés? ¿Cuál es tu área de experiencia? Sé que hablas muchos idiomas, que estás estudiando y que eres una persona inteligente. Por si acaso, pues te puedo también dar una mano para posicionarte mejor. Recuerden una cosa. Eso se lo digo también en español, ya que hemos terminado, digamos que damos por rendida y por segura que ya la clase de italiano se ha completado. Solo para que entiendan, recuerden que en la vida, para poderse realmente posicionar, tienen que crear, digamos, miren, el punto es esto, hoy como hoy estamos en una economía de la atención. ¿Qué significa una economía de la atención? Significa que necesitamos tener un entorno, un nicho de mercado, una posición, un posicionamiento también en el ámbito, pues las personas nos puedan prestar atención. Entonces significa también saberse vender. ¿Qué significa saberse vender? No es que tú te tengas que vender, pero el punto de la cuestión es que en la situación en la que estamos, ¿quién no llora, no mama? O sea, créanme, es una situación tan complicada y va a ser complicada. Por lo tanto, es importante que cada uno se esfuerce, entienda que aparte de saber las cosas, tiene que saberlas comunicar. Te hago un ejemplo. Según la percepción del mundo, eres, y eso no es para ti, Felipe, lo hago para ti porque te quiero, tienes 18 años, un porvenir muy, muy, yo creo, también excelente, según lo que te estás esforzando. Y quiero ayudar a todas las personas. El punto es que, miren, hay demasiadas personas y todas compiten por un puesto de trabajo. Hay que encontrar el punto único de excelencia, ser más preparado, ser también en condiciones que no solo tienen la competencia, no es ya suficiente tener una competencia, sino que también saberla comunicar, porque las personas, según te perciben, dicen, bueno, esto es la competencia que tienes. Por tanto, digamos que yo fuera ahora en una situación donde por carácter o por incapacidad expresiva, yo pues estuviera comunicando otro completamente ser, donde mis competencias están atrapadas,
estarían en ese caso hipotético atrapadas y ustedes no tendrían, no podrían tener forma de conocer quién soy yo de verdad. Entonces, las competencias tienen que ser acompañadas por la capacidad de comunicar y de posicionarse, y hay muchos medios hoy como hoy para centrar atención y decir, bueno, esto es lo que puedo brindar, esto es lo que puedo hacer. Crear un portafolio sería, bueno, en inglés, lo he dicho en inglés, español, sarebbe un portafolio en italiano, que es como una forma de darse a conocer. Antonia, mi dispiace doverti dire che sì, ma non lo faccio, non è per, non ti preoccupare, ritorneremo. In ogni caso, sì, purtroppo abbiamo già fatto 1:10, ma Antonia, noi ti vogliamo bene. Lo que pasa, Antonia, es que ya nos hemos comido aquí el primer pedazo de pizza y pues yo le he dicho a los demás que te esperaran, pero, ¿sabes? Uno empieza hablando, la pizza, mangiamo y parliamo, y quindi, pero domani, ¿domani qué giorno es? Domani es venerdì. Domani facciamo una fiesta, ¿eh? Antonia, mañana nos montamos una fiesta, domani facciamo una tremenda fiesta. Mettiamo música, funiculi, funicula, funiculi, funiculo. E ci facciamo yammeya, va bene? Tra pochi secondi andiamo via, quindi il napoletano ha tantissimo dello spagnolo, per questo è più facile, anche la fonetica è più stretta, hai ragione, brava Mayra. Mia nonna parlava abruzzese, è davvero così difficile da capire come parlano? Mia nonna parlava abruzzese, è davvero così difficile da capire come dicono? Io ho parlato con persone abruzzesi, ma io sono calabrese. Allora, le persone del sud, tipicamente, si capisce un calabrese, un siciliano, un napoletano, anche l'abruzzese è lì, perché l'Abruzzo non è proprio super sud, ma è centro-sud. Quindi ci capiamo un po'. Quindi, Efraim ha fame, pure io ho fame, caro Efraim. Oggi per fare la diretta non ho cenato, adesso che finisco questa diretta vado a mangiare, ragazzi. E Antonio dice, Marco, qual è la tua pizza favorita? La mia pizza favorita è quella che prepara mia moglie. Qualsiasi pizza, non importa. Sei contenta? La migliore pizza è quella che prepara mia moglie, da igual, è veramente buona. Quindi, perché la parte più importante della pizza è la massa, è la preparazione. E quindi ti dico la verità. E poi abbiamo Luis che dice: l'unico napoletano che conosco è quello con il gelato. In che senso l'unico napoletano che conosce è quello con il gelato? Aspetta che forse mi sono perso qualche parte. L'unico napoletano che conosco è quello con il gelato. Vediamo un attimino. Mayra dice, Antonio, uè, ando, in Italia la pizza hawaiana è un beccato. Uè, ando, ma stiamo pazziando, non è possibile. Ma ci vuoi mettere mai l'ananas in coppa alla pizza? La pizza napoletana, quei voglio, non si fa. Poi abbiamo, vediamo. Ah, ma sei tu, Hernan, sei tu per caso, perché oggi ti stai presentando con un nuovo nickname. Facci sapere se sei tu, perché oggi vediamo che sei in un ambito più promozionale, stai utilizzando, non è che tu stai in questo momento utilizzando il tuo account professionale, il tuo account pro, perché vedo che c'hai un nome particolare, eh? Facci sapere se sei tu, perché dici, por ahí viene Hernán, llega un poco tarde, pero llega con simpatía y entusiasmo, Hernán. sono io, e che fai, Hernán? Ho capito. Però, allora, hoy les voy a decir algo encriptado, perché non se lo voy a decir en pan, perché questo es un curso italiano, però, ese es el futuro. Quindi, no pierdan tiempo y no descarten la idea, ¿eh?, de las cosas como está escrito aquí en ese nickname.
Allora, dice Mayra, complimenti a tua moglie. A tua moglie, ok? Perché, come abbiamo detto con Antonio prima, mia moglie è parente, quindi nome che esprime parentela, poi tua, aggettivo possessivo, al singolare non ci vuole l'articolo determinativo. Quindi, semplicemente, preposizione semplice. A tua moglie. Complimenti a tua moglie, mio marito dice lo stesso. La migliore pizza è la mia. Mi hai fatto ridere con il tuo commento napoletano. Stai scherzando, ananas con pizza. Hai ragione. Mi fa piacere. Ma è vero, ma allora, gli uomini tendono ad essere abitudinari con il cibo, ok? Questo è molto importante, se lo dico, sa, se quieren conquistare un hombre, pues, onestamente la cocina è importante. Incluso perché, mira, los hombres somos tan rutinarios que cuando nos encanta un sabor, pues que es difícil que no vayamos a comer con otra. Y no es un chiste, no es un doble sentido. Quiero decir que es difícil que cuando uno se acostumbre a un gusto, le encanta, es cariño, ¿no? Y es difícil que vaya a comer con otra, preparado de otra. No hay doble sentido ahí. Allora, in Messico, ah, ok, vediamo questo cosa dice. Luis dice: in Messico esiste un gelato che si chiama napoletano ed è una miscela di vaniglia, cioccolato e fragola. Vaniglia, cioccolato e fragola. Beh, ma non sembra. Beh, cioccolato e fragola sono buoni. La vaniglia, probabilmente sì, ci sta anche. Mi sa che è buono, lo devo provare. Ma non l'ho mai provata, eh. E tu dicevi che praticamente l'unico napoletano che conosco. Ah, ok, l'unico napoletano che ho capito adesso, ma non potevo io contestualizzare perché non vivendo in Messico. Sì, no, ma veramente, cioè è normale. Allora, mangiare in casa, mangiare quando una donna sa cucinare, non si supera, non si supera. Veramente. Ci sono delle abilità. Che sono importanti, che sono importanti. Veramente. Bravo, bravo. Oh, Felipe, congratulazioni, bravissimo. Wow. That's really important, that's really impressive. Bravissimo. Quindi c'hai un titolo di contabilità. Allora, io ti dirò, Felipe, fai un portafoglio, fatti una pagina web. Apriti una pagina di TikTok, ok? Te lo dico in spagnolo. Abrete una pagina di TikTok ya, ok? Los que quieren hacer algo que tenga que ver con promocionar su persona, su actividad, tienen que estar en TikTok. Eso es ya ni siquiera el futuro, es más del presente y va prácticamente a pues, superar cualquier otra plataforma que sea YouTube, etc. Las van a mantenerse. Luego está otra cosa que no voy a poder decir hoy porque es demasiado tiempo. Pero el punto es que te haces un portafolio, te haces una web y te promocionas, ¿no? Te imprimes una tarjetita y lo haces manualmente. ¿Qué haría yo si necesitara un trabajo? No estaría solamente con el tema del internet. Me iría literalmente pues con mis tarjetitas, con una página impresa y se las doy a las personas, con la página web y luego en TikTok me hago promoción y te promocionas, Felipe. Mira, tú eres un joven muy inteligente. Promocionate, promocionate, promocionate. No esperes solamente que la gente te dé trabajo porque, pues, entonces, promocionate, promocionate, promocionate. En este mundo, pues, realmente llega un momento en que si eres muy competente, entenderás que la competencia no es suficiente. Tienes que saberte promocionar y vender y posicionar, ¿ok? Vediamo cosa dice la nostra amica. Dice che male, io cucino molto male. In questo ho perso. Allora, ricordami come ti chiami. Ricordiamoci che in ogni caso ci sono margini di miglioramento, ci sono margini di miglioramento. E poi magari tu sei una di quelle fortunate donne, e ce ne sono, che trovano magari anche un sexy marito che cucina. Perché ci sono oggi alcuni uomini che sanno cucinare, che amano cucinare. Magari puoi trovare un uomo. Non lo so se tu sei già sposata, ma voglio dire, una persona che sappia cucinare per te, oppure semplicemente puoi migliorare. Ok?
Sì, la pizza con le patate fritte, assolutamente. Sì, le pizze con le patate fritte. Ah, Hernan, sei tornato con l'altro account. Sì. Patate fritte immancabili. Noi sempre, sempre preferiamo le patate fritte come accompagnamento, però non sulla pizza, accanto. Ok? Sì, sempre le patate fritte. Per noi è fondamentale, cioè la pizza da sola, sì, è buona, però le patate fritte... buonissimo, con un po' anche, capisci? Le patate fritte perlomeno sempre con un po' di ketchup e maionese, con la salsa rosa. Pensavi che era una pizza grande? Questa qui per tutti? Sì, è una pizza gigante, ma se la sono mangiata, non hanno aspettato. Purtroppo anche il nuovo Juan. Lo dobbiamo ritrovare, lo dobbiamo ritrovare. Grazie Elisabeth, anche a te un bacio a tutti voi. Cari amici, io credo che sia arrivato il momento di andare a mangiare io perché non ho mangiato ancora, quindi saluto anche Teresa che dice che le piace molto l'italiano. Come ultima parte della nostra conversazione, voglio nuovamente dirvi che ci vediamo domani alle 9 di sera, quindi mi raccomando, domani alle 9 di sera, ora italiana, creo recordar que alguien me dijo que en algún país ha cambiado el uso horario, o mejor dicho, el hora legal se ha modificado de una hora. Por lo tanto, voy a arreglarlo por aquí, pero sepan que a las 9 p.m. hora italiana, pueden hacer la conversión ustedes mismos, o eventualmente, pues voy a ver yo si actualizo algún horario que estará equivocado por aquí. Alguien me dijo, por ejemplo, que tal vez en México cambió la hora, o no recuerdo si era en Buenos Aires, Buenos Aires. Posiblemente. Bueno, de lunes a viernes a las 9 p.m. hora italiana nos vemos por aquí. Y otra cosa muy importante que quiero recordar a todas las personas que son nuevas, que son iniciantes, principiantes, que ya no están en la familia, que ya no son de la familia de nosotros, pues que si les gusta participar, nosotros siempre bienvenidos aquí, se pueden suscribir al canal de YouTube de Marco Nisi activando la campanita y sobre todo recuerden que si están recién aprendiendo y quieren recibir el video curso gratuito de italiano, lo reciben sin compromiso y realmente de forma gratuita acá en marconisida.com. Entran en esta página, mi página web oficial, marconisida.com, y se suscriben gratuitamente poniendo el correo electrónico. Aceptan recibir los videos de forma gratuita y se suscriben pinchando el botoncito. Reciben todo el correo electrónico, un video curso para aprender en muchas situaciones de la vida real con frases útiles, prácticas. Y por hoy hemos terminado. Date like a questo video se vi è piaciuto, grazie per la compagnia, ci vediamo domani alle 9 di sera, vi auguro una serata stupenda, vi do un forte abbraccio, saluto Hernan, saluto Mayra, grazie Felipe, Antonio, abbiamo Fabiana, abbiamo Luis, grazie mille, vida maravigliosa, Efrain, Franzi, Teresa, vi saluto con tanto affetto. C'è poi chiaramente Dodo, Vale, Felipe, Liliana, mi devo ricordare i nomi, Armando, David, Maria, Selva, vi voglio bene a tutti, Elisabeth, Elvira, se non vedo tutti i vostri messaggi, Gladys, Rosella, vi abbraccio di tutto cuore. Ragazzi e ragazze, ci vediamo domani, una buona notte a tutti, buona cena a chi deve mangiare. Sí, mangiamos siempre, casi mangio siempre. Ahora, ¿saben cuántas veces como yo al día? Bueno, yo soy un caso increíble. Yo como típicamente 4 veces al día como mínimo, por ejemplo. Y a veces entre desayuno, almuerzo, merienda, cena y por la noche, entre 4 y 5 veces todos los días, pero como... Bien, bueno, yo también hago actividad física, entonces tengo que estar en energía. ¿De dónde creen que sale la energía? De la pizza, de la comida. Ok, ragazzi, buonanotte, ci vediamo. Un abbraccio a tutti, buonanotte, ci vediamo domani. Benedizioni anche a te, grazie Hernan, grazie a tutti. Vi voglio bene, un abbraccione, a domani. Statemi bene, mi raccomando, non mangiate troppa pizza. Questa è una foto che vi dicevo, guardate che bello. Questo è il mandorlo in fiore. Mi piace tantissimo il mandorlo in fiore. A questo mi riferivo, veramente bellissimo. Ok? Un abbraccione, me ne vado esattamente.
È vero, devo mangiare per andare in palestra, ma è importante anche quello per avere energia. Ciao. Mamma, una repa! Eso sí que la quisiera, una repita. Bueno, yo soy afortunado porque tengo lo mejor de Italia y lo mejor de Venezuela. Ajá. Yo también me hago. Ah, pero hemos terminado la harina pan. ¿Quién me envía un poco de harina pan? Pana, necesito un cargamento de harina pan. ¿Me puedes organizar algo, Hernán? Realmente, pues quisiera un cargamento de harina pan, de la buena. Porque en serio que aquí la harina pan, donde yo vivo, no se consigue. Tengo que comprarla en Amazon, pero sale carísima. Y sería bueno, pues, que alguien que está viviendo en otra ciudad me hace un pequeño, che buonissima per la harina pan, eh? Ciao ragazzi, un abbraccio, ci vediamo. Se non sono venezolanos o come io, italiano però amante di Venezuela, pues no saben eso de la arepa. Es como el mate en Argentina, ok? Por lo tanto, ciao, un abbraccio, buonanotte. Ci divertiamo in questo canale, però, eh? Ciao, arrivederci.